Non c'è l'audio. Sta a prova, adesso c'è. Era rimasto bloccato. Sì, esatto, ci sono stati problemi logistici questa sera. No, non è che non so buono. Ho risbagliato, ho rifatto continuo per colpa tua. No, come fatto continuo? Eh sì, perché è la prima cosa che capita, io poi sono abituato. La malattia di premere X. Troppo facilmente. Comunque dicevo, ci sono stati dei problemi È una dovuti malattia araba. alla morte del mio multiporta USB, che a Ecco. quanto pare però continuava a funzionare anche senza funzionare. Ottimo. No, dai, mi sono scaricato Poi, scusa. l'iPass. Posso Raga, sentire? scusate, vi devo abbandonare un attimo perché io senza iOS sono un uomo morto. Volevo offline, ok. Nuova partita. Oh, sì. Il Quindi sangue è riprendiamo la partita. smonto. Gilbert è un bastardo comunque, Bene, ti hai lascio raggiunto il poi luogo giusto. tre le Yharnam è la iniziali. sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrei siglare un contratto. Perché devo già bestemmiare Cristo Padre? Non ci si vede? No, tipo. Allora, Ok. tu, Adesso stai tipo con la nome. schermata personaggio, sì. Sì, nome. Marcangelo. Suffitiri. Nogase. Nome sangue baffo. No, però sangue baffo non mi va. Sangue baffo, giustamente. Vabbè, Bloodborne. Sangue baffo ci sta. Anche sangue basso. Bello, fai chiamate solo baffo. Invece di chiamarti baffi, ti chiami baffo. Andiamo baffo. Sesso uomo, età, natura, origine e. Unico superstite, direi. No. Ma sesso c'è solo uomo? C'è solo uomo-donna? Ma Sì. Ma che palle. come, che palle? Che cazzo volevi? Anche Pippoli Pippoli dice giustamente Anche Pippoli Pippoli. Fofo. Io farei unico superstite perché, allora, una gioventù difficile te reso molto resistente. Infanzia problematica. Nite è chiaramente quella più equilibrata possibile. Unico Io superstite quella spinge normi. su energia e vigore. Infanzia problematica su resistenza e abilità. Sì. Vabbè, Passato violento. Le imprudenze passate ti hanno reso più forte. Fai quella a io livello per essere 1. coerente con il tuo personaggio metterei Quella a livello infanzia 4, infanzia problematica perché lo problematica. sanno tutti che ti picchiavano da bambino. Può essere, potrei mettere infanzia Cioè, problematica. comunque eri il bullo in prima elementare ti bullizzavano, lo sappiamo tutti. Poi sei diventato un bullo anni 90. Tu stesso. Però vabbè. È stato Sono bellissimo. Una delle prime bullo. volte. Una delle prime volte che ci siamo beccati da rinascita. Io e Fofo siamo arrivati. Tu ci stavi raggiungendo. Fofo ti vede da lontano e fa: eccolo, guardalo. Che bullo anni 90. Adesso non me la avete Stato mai raccontata. bellissimo. Un Resistenza bulletto anni 12, sei 90. bullizzato, tutto vero. Allora, Fofo vuole che facciamo spreco di ossigeno, che è quella svantaggiata praticamente. Non è alcun talento, la tua nascita è stata vana. Bellissimo, è la E storia della a mia differenza vita. degli altri che sono a livello 10, lui parte a livello 4. Ma bellissimo, sì, mi Devo piace. dire, statistiche comunque non è che mi facciano schifo, quindi andiamo per lo spreco di ossigeno. Aspetto, mi sta bene tutto.
No, 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 aspetto, no, attenzione, cioè facciamo una cosa fatta bene. No, non perderò tempo per fare il coso, Silvio, non mi dincollo minimamente. Ma Ti dai! faccio solo capelli e barba. Ma poi non è neanche la prima run, quindi non mi frega di fare. Ho fatto 1.000 personaggi stranissimi. Dai, barba bella lunga, bello. Sì, Famolo non. bello. Capelli e barba. Capelli. Allora, capelli, facciamo un bel codino. No, dai, non Come gli esce? così. Com'è esce il viola? Certo, Com'è viola? Cioè, gli puoi fare i capelli viola? Che com'è esce il viola? vuol dire com'è esce il E viola? c'ho rosso, blu e verde. Li devo Ah, devi mischiare. mettere rosso. È rosso e blu, rosso e blu. Ah! Fantastico. Sto Bello, troppo. bello rosa. Dici più rosa? E si può colorare anche la barba? E Certo. gli fai la barba verde, verde acceso. No, in realtà volevo coordinarle le cose. Ma no, 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 assolutamente no. Ho sbagliato. Barba verde. Bisognava premere X. Io non capisco perché. Quando devo premere Cioè X io non non premo va. X poi, è vero. No. Aspetta, provo a stoppare lo streaming perché, cioè, il mio streaming va tipo Così. Adatto no a scatti. È come se. No, io adesso vedo la bomba che mette da male, che schifo l'omino qua. l'immagine dell'omino tutto intero e non capisco perché. Boh, non so neanche cosa stai intendendo. Comunque, io a questo punto Silvio non c'è, quindi la barba lascia lui da solo. No, 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 no. Certo. La barba la più lunga possibile. No, Lunga, quella più no, più lunga lunga. possibile non mi piace. Avrei preso quella Fa con vedere? te, però non mi piace. Perché c'ha quella rientranza al centro che mi dà fastidio, non è unita. Quindi no. Vabbè, uguale, no. No, No, dai, perché dai, dai, mettigli c'hai un pezzo di barba questo. con la cipolla rigirata dall'altra parte che si attacca. È quello. La cipolla rigirata Hai dall'altra visto i parte, va. capelli quando ti fai la cipolla ai capelli, no? Quella è una No, cipolla ma questa che ci girata sta messa adesso va sotto la bene. barba. Questa che ci sta No, adesso no, va questa. bene. Ma dai, ma quei baffi rivoltati. Fantastico. Tanto considera, Però gliela non so se lo fai verde. vedrai Però più a lui. Tu verde. la vuoi verde, ma verde mi fa male agli occhi poi. Così Ma è uguale. È verde, verde e funziona la viola. È barba. bellissimo. Ma fanno. Guarda che io non ce l'ho, quindi può essere che pure per quello. Ecco, poi questo, vabbè. Colore della barba. La faccio viola. No, verde, La verde, verde accese, faccio verde bianca. acceso. No, verde, Cristo, padre, verde. Guarda che bella rosa. Dentro il No, Babbo Natale. verde, la voglio verde. Se mi dà fastidio agli occhi non la faccio, te lo dico, eh. Certo che ti darà fastidio agli occhi, è più bella così. Bel verde fluo. No, verde così, dai. Accontentati. È verde così va bene. Oh, guarda che figurino. Non vedevo un personaggio così Bellissimo. brutto da quando facevo le skin Che ai uomo personaggi. terribile. Che uomo terribile. No, è bellissimo quando facevi le skin ai personaggi di wrestling, no? Io Oh, non guarda che capisco bello che è. perché. È bellissimo. Sarà viola è una roba. Io comunque devo chiudere e riaprire Discord. Ti sto dicendo questa cosa. No, non puoi farlo. Sminchi tutto. Oddio, l'ho appena fatto. No, non è vero. Io vorrei tipo smettere di guardare il tuo streaming, ma non me lo fa Bene. fare. Tutto C'è un firmato e tasto che dice regolare. interrompi streaming. Se il volume è troppo alto Ora in live, diamo dimmelo inizio che alla parlo. trasfusione. Oh, Dammi un non po' devi troppo alto, temere. esatto. Lo abbasserei un pelino. Qualunque Tu cosa levami le accada, orecchie e poi forse ti parlo. sembrerà soltanto un incubo. Lui è molto rassicurante. Però sta la sua barba comunque è più bella della mia. Cioè, io così la volevo.
pezzo unico lungo. No, qua schifezza. Marò che brutto. Ma tu lo sai che i miei personaggi sono tutti così, poi di che te meravigli? Cioè, tu sei il primo che sai che ogni personaggio che faccio ha almeno i capelli viola. Almeno. Sì, no, figurati, se quando hai giocato a Star Wars gli hai messo la doppia spada laser doppia viola. Cioè, Esatto. cos'è sto schifo? Il viola è un bel colore, è un lupo. No, zio, devo riavviare il discorso per forza. Questa è la storia, tipo, devi cominciare a capire la storia, devi iniziare Ho capito, ma non la capisco perché ti guardi, ti faccio vedere come vedo lo streaming. a capirla. No, vabbè, a sto punto, dai, chiudi e riapri Discord, fai una cosa veloce. Ok, lo faccio. Sminchierà tutto, scusate, ma siete un bastardo. Vedo che abbiamo un cacciatore. Eccomi. Oh, adesso vedo bene. Devi rimettere anche la webcam, magari. Giusto. Un po' a scatti, però vedo. L'audio andava bene, quindi non mi ha detto niente. Guarda che bella quella barba verde che si vede. Cioè, Sì, cazzo. ci noteranno da metri. Una tasca scarabocchiata. Cerca il sangue smunto per trascendere la caccia. No, comunque Annotati. dai, non è possibile che sto che vado e vado a scatti per vedere lo streaming, Cristo. C'ho 70 di. Sarà il computer. A sto punto. Ma Se come non è fa a zuppo è essere pan bagnato. il computer? È perché se non è zuppo è pan bagnato. Cioè, c'è un detto che lo dice. Che Forse un po' coglioni! alto di fuoco, ok. Meno male. Se lo volevo abbassare io. Ambiente? Troppo? No, proviamo 5, se è troppo poco me lo dite. Dimmi te se devo vedere la live. Bravo il telefono. Io ci provo a ucciderlo, Non ci riesco perché non ci riuscirò mai perché sarò chiaramente poco allenato, molto che non gioco a Bloodborne. Anni, diversi anni. Quindi ci dovrò riprendere un po' la mano. Non arrenderti. Sì. Certo che la luce sullo schermo mi dà un po' fastidio. Tu sei lì, E là. Volevi. Ma tu lo puoi rompere quel coso? No, ok. Sei fortunato che non c'ho la pistola, guarda, se ce l'avevo anche solo la pistola eri finito. Lo sai che per me sei ancora sul lettino? A chi? Sì. Aia, mi ha preso! Che dolore! Ho preso la mia, quanto poco danno comunque. Ah, errore, errore! Il gordo, il gordo. Sta per punire. Non mi ha punito, è stato stranissimo. Aia. Dammi un po' di vita. Oh, oh! Sono vivo! Non sono morto. Adesso trovo la voce a 6, resto a 5. Pensavo ci avessi l'hyper armor per terra. L'hyper armor, comunque frame di invincibilità. Non l'hyper armor, ho sbagliato termine, scusate. No, Madonna, stai, cioè, io lo sto vedendo, sto cercando di vederlo dal telefono in live, ma è, cioè, tu sei ancora vivo.
Cioè, è tipo in mega ritardo. Ma non ho la testa. Non ho la testa. Oh no, era una prospettiva. Sembrava che non avessi la testa. Sarebbe stato fantastico. Ero diventato il cavaliere nero. Adesso mi ha abbandonato. Silvio, perché adesso dobbiamo scegliere l'arma. La tua opinione, ti dico, conterà poco nella decisione, però Ma come tutto del ti resto, faccio cioè, nel senso, esprimere. figurati, non è Abbiamo la mannaia dentata, l'ascia da cacciatore e il bastone filettato. Considera, ogni arma ha una cosa molto... Aspetta, posso tornare indietro? Ogni arma ha una cosa molto carina, che però Beh, non la ti dico. mannaia non mi sembra male. La mannaia dentata. Eh. Scusate, ok. Tu dici la mannaia, io prenderò l'ascia comunque. Perché Cioè, io calcola. per quello che fa mi piace di più, per come gioco. C'ha un moveset leggermente più carino, per quello che mi piace fa a me, quindi prenderò l'ascia. Però mi fa piacere che tu abbia detto la mannaia e non il bastone filettato, perché il bastone filettato è vero che non è una merda, però non è una merda, a me non mi... Ma Non mi ha tanto non mi piaciuto. avresti dato retta comunque, quindi cioè. E vabbè, tra pistola e archibugio non ti faccio scegliere perché non prenderò mai l'archibugio. Mi dispiace, però non si può prendere l'archibugio. Ma no, ma tranquillo, cioè, È uno neanche spreco. io volessi È far contare la un. mia Ma fai opinione scegliere a qualcosa. Silvio. No, no, che fai scegliere a Silvio? Silvio sceglie il resto. L'arma iniziale fammela scegliere a me almeno. Ma mi metti più in difficoltà, già mi avete fatto prendere spreco di ossigeno. Insomma, un po' per volta. Poi diventa una mille lettera. Come Silvio, tu avresti scelto l'archibugio al posto della pistola? Non so cos'è un archibugio. Sai, ah, davvero Al... no, è un pistolone Sei... per farti capire, di quelli che Sei a caccia. c'hanno la Allora mi spiace canna molto, tipo a ma cilindro. non posso aprire Hai la butto, porta. scusa. Ma no, meglio la pistola. Io No, sono no, no, non Josefka. l'avrei scelto. So che, per favore. Ora vai. E Non so perché mi ha schippato buona così. caccia. Come si chiama questa? Josefka. Hai ancora bisogno di qualcosa? Purtroppo io non ho altro da offrirti. Per favore, cerca di capire la mia posizione. Tra l'altro, Posso solo c'è pregare per una proprio il buona caccia. personaggio fisico dietro. Guarda in quell'angolino di vetro. Mi piacerebbe. Vediamo se riesco a farlo più piano. No, ma Guarda. tanto non vedo comunque. Ok, posso. C'era una signorina. Esco e rientro da Discord per l'ennesima volta. Quelli fa coprire schifoso. I miei 10 echi del sangue. Ma glielo potrò fare. Si accorgerà di me. Subito, mamma mia! Ero pronto a darti una tramvata da due mani subito, guarda. Ma per Dio! No, anch'io, cioè, parteciperò in maniera del tutto marginale a questa live. Mi Ma pare dovresti proprio evidente. vedere? No, allora io vedo. Io praticamente vado. Cioè, ho l'immagine fissa di te davanti al lettino, ancora. Cioè, la prima che incontrassi il lupo. E ogni tanto ho dei scatti Parte rimetti la che webcam. vanno. Giusto, c'ho dei scatti che vanno sulla live.
Oh, bella fo. sono venuto per controllare al volo. No, io vedo bene. Cioè, non La cosa più capisco che importante. Io cazzo inizierei sono. togliendo il cappuccio e sfoggiando il look. Oh, ora vedo bene. Ora vedi bene? Credo. No, ho parlato troppo presto. Si è ribloccato. Perché. Ah, aspetta, forse. Guarda, proviamo a fare così. Forse. Giro su me stesso, faccio la trottola. No, vado a mega scatti, però meglio di prima. Allora, inventario, stato, sistema, inventario. Cappuccio. Medinoce, ripristina PV. No, sto quello Meraviglioso primo. Sepulcro. Due palle di sangue. Ottimo. Non mi ricordo. Ok, la pila di sangue di Joseph Warren diceva, però non la userò. Io non mi ricordo se c'era anche un uso secondario, quasi sicuramente ce l'avrà. A me manco mi carica lo speed test, vi dico solo questo. È un orario comodo. Un orario scomodo. Non so, Che cazzo vuol dire? magari un sacco di gente usa internet adesso in quella zona. Ah, ok, ecco, ci sono. E improvvisamente da l'inizio della live, io prima della live Sana mi ha ero a picchiato, quello era l'ultimo colpo. 78 e adesso sono a 40. Improvvisamente. La 40 è comunque buona. 40, 40 di download. Tu muori per primo perché per terra non si fa. Muori per terra. Attaccami. Dai. Dai, non mi vado ad attaccarti per primo. Vabbè, ma io sono un bastardo. Comunque, io sto vedendo la live dal telefono, ma quanto sei bello con la barba verde e il capello E il viola. capello viola che fa swish. Che fa swish. Comunque credo non mi stia funzionando Discord in realtà, perché adesso Che carino sto. quell'urlo. Simpatico. È un po' forte Perché adesso come. sto con il telefono attaccato al wifi e vedo benissimo. Quindi o è Allora. Discord o è il Beh, mio se sei un computer. cacciatore, no, per telefono no. direi che non sei di queste parti. Io sono Gilbert. Vengo da fuori, come te. Di sicuro non ti sarai annoiato. Yarna non sa come trattenere gli ospiti. Beh, non credo che riuscirei ad Sì, alzarmi, un anche dato volendo. posizionato sulla destra. Però voglio aiutarti se c'è qualcosa che Stai puoi zitto che non sento. fare. Questa città è maledetta. Non so perché tu sia qui, ma dovresti pensare a come andartene. Tutto ciò che potrai ottenere in questo luogo ti porterà più male che bene. Ecco. Troviamo il modo di andarcene, Saremo come lì dice giunto, dici? Gilbert. Mai sentito. Però se hai il sangue interessati, dovresti andare alla chiesa della Non pensi che cura. ci sia solo una linea di dialogo? La chiesa controlla i rituali dell'infusione del sangue e tutte le varietà del medesimo.
Oltre la vallata a est di Yharnam si trova il quartiere della Chiesa della Cura, conosciuto come Cathedral Ward. Nel cuore di Cathedral Ward si trova la grande, antica cattedrale, il luogo dove scorga il sangue speciale della Chiesa della Cura. O così dicono. Gli abitanti di Yharnam non vedono di buon occhio gli stranieri. Solitamente non ti lascerebbero neppure avvicinare, ma questa è una notte di caccia. Potrebbe essere la tua occasione. Bene, allora Gilbert mi sembra un ragazzo a posto, anche che con, cioè, ha una tosse abbastanza sospetta, non vorrei che c'è Covid. A est, nel sud, non so se ha qualcosa. Però, insomma, io gli darei retta, insomma, andiamosene da sta città, cioè, secondo me. Porca puttana, ti dovevo portare un culo, però. Ti ho shottato. Nice. Nice. Ma non che cambi molto in realtà. Uccido dopo. No, non sei tu amici qua. Tu per terra c'è programmi sbagli. Sei per terra e muori per terra. I ragazzoni li facciamo passare, magari li prendiamo alle spalle. Ma esattamente questi tizi, che gli è successo nella vita? Allora, questo è il tuo obiettivo. Lo perdi. Sei una pippa del sugo. Vabbè. Il fuoco è difficile da attivare. Sbaglierò tasti. Bene. Sì, perché l'abitudine a mettere l'arma a due mani col triangolo sarà un grande richiamo. Allora, io il ciccione qua non è che lo voglia proprio battere, perché non, se non ricordo male, non si dà manco niente là dietro. E rischia di morire subito così. Però non lo batto, dai. Non ti impelagare in situazioni. Sì, pusillanime, mi raccomando. Chiaro. Minimo di tattica sempre. Però con lui vorrei fare un altro giochetto. Però non so se mi riesce, che mi sembra troppo stronzo con i tempi d'attacco. È così frustrante essere 9 secondi in ritardo su quello che sto vedendo. Non l'ho preso! Adesso sì, però, bastardo! Ma che bello, io di qua! Maledetto! Ma secondo te, no? Cioè, era una... Sangue, okay. Cioè, una buona idea mettersi a combattere con uno che pesa 3 volte te. Chi ha vinto? Beh, sì, comunque sia, e non è stata una buona idea a prescindere, cioè, non è che... Ho vinto io. Tra l'altro, al primo tentativo. Credibile. Cioè, non è che io... Cioè, non è che io mi metto a fa' pizze con Tyson sperando gli venga un ictus nel frattempo, cioè... Beh, ci avessi una pistola che, usata al momento giusto, mi darebbe la possibilità di counterare ogni suo attacco, sì. Counterare ogni suo attacco vuol dire gli spari in fronte. Dov'era il soldato che stava qua? È già sceso? Sento dei rumori strani. Non mi ricordo se fossero qui. Tu sei quel forestiero? Beh, mi spiace, non voglio avere nulla a che fare con te. Vattene, per favore. Vabbè, manca a fa tu così. Tu sei quel forestiero? Cioè... Beh, mi sbatte ancora.
Non vuole dopo che tengo in tanto. Oh, vieni tu, vieni. Vieni. Più su che non mi piace combattere sulle scale. Memore di Anakin, sono più in alto di te. Esatto. No, non è mai. Non è mai consigliato, eccola. Consigliabile battersi sulle scale perché potrebbero non entrare colpi o entrare quando non devono entrare. Per paura di quello dietro, ma. Schifoso forestiero, chi vuoi che apra la porta nella notte della caccia? Ora vattene, subito! Schifoso, ora... La notte della caccia. Tatua 1 a 1. Vedo la, tua manina che sporge da lì. Al muro. Miseria. Se non ti ricordavo. Bello vedere le live. Guarda, appena avrai un attimo di tranquillità, ho mandato sul gruppo come vedo la live io. Quindi dopo lo guardo. Adesso è un momento. Due mani per forza. Ma tu non hai i capelli viola con i capelli lunghi. Ce li hai anche tutti! Cioè... Va! È andato anche meglio di quanto mi aspettavo. Però ci sta ancora il problema di quelli che sparano. Dove sono? Ah, ma guarda la gente ancora. Aia. Con uno. Dietro. Oh cane. No cane. No cane. Un attimo. Il cane. Ho capito, hai visto quanti colpi mi ha tirato in un secondo? Sei una bella pippa. Non mi ha dato neanche il tempo di rollare via. Continui a essere una pippa. E... Ma, scusa. Vabbè. Ma non si prende da lì, ma dalla strada. È vero, ma ti pare che io mi ricordassi che stesse lì? No, se no non ci andavo. Ceccio dice, se lo facevi biondo da dietro pareva il cantante degli Sugar Free. O parlo o gioco. La morte. Ma comunque contro i bipedi, perché chiamarli umani mi sembra eccessivo. I bipedi non hai troppa difficoltà. Contro i cani che mi difficile. Allora, i cani. No. Questo che mi hai detto qua. Di spazio. Devo rimparare la dove arriva la casa.
sì, l'ho detto, con tre bipedi non hai difficoltà e mi stavano per uccidere. Sono rimasto con uno sputo di vita. Ma quello perché sei scarso, ma che c'entra? Ecco, ho fatto una bella cazzata qua, sì, per me. Qua non c'era niente, spero solo che tu non mi venga a rompere le scatole in seguito. Calcola... Io non riesco più a guardare il personaggio senza immaginarmelo biondo che canta cleptomania. L'avremmo potuto fare. Però ormai. È stato che non l'avevamo visto ancora da dietro, quindi. Tu mi devi rompere le scatole, non ci vuoi. Allora, mo, un gruppo di ragazzoni come prima, subito. No? Sì. Dai, dai. Comunque la stragrande maggioranza dei bipedi, cioè, non esistono più. Non ci ho sentito, siamo squartati, cosa hai detto? Dico, dopo, cioè, la maggior parte dei bipedi, con due hit li secchi. Tre. Con due quelli scarsi, quelli col cappotto e il cappello, tre. Fofo, che cazzarola hai linkato, non capisco. Ha clippato con tre bipedi, non hai molta difficoltà e io che vengo stuprato dai bipedi. Ah, ha clippato. Sì. Va bene. Ci dissociamo dal termine stupro, chiaramente. Vabbè, mi hanno deflagrato il posteriore. Non è bello utilizzarlo in contesti scherzosi. Ci scusiamo con Geppetto personalmente, che sicuramente visiona le nostre live. Ah, sei tu che hai le mie anime, i miei chi del sangue, maledetto. Allora, prima di tutto... Aia, prima di tutto non devo morire. Ok, ho aggrato la cosa più stronza, intanto. Vieni. Ehi, la madonna! Cecchino, sì. Che palle questa zona. Allora. Va benissimo, ha saltato e non si è attivato. Dolore. Mi curo. Rollo. Grazie. Aia. Stai buono un attimo tu con quel coso. Ma poi che c'hai? Un mitra c'hai? Allora. Vieni, qua. Dietro l'angolo, grazie. Devo venire un po' di là. Poi? Scusa? Ma respawnano così? Non me la ricordavo mica questa cosa, sa? Un po' ospitali questi tizi poi alla fine, cioè nel cioè, senso... ma... quindi il respawn è a tempo? Ok. Era un dettaglio importantissimo che mi mancava. Importantissimo. Bastardo, muore. Fofo, comunque, appena puoi, anche tu guarda come sto fluendo la live su come sto video. Mi dirai se come al solito è un problema mio. Giocando molto male. Aumentiamo un po' la
abbastanza, va. Bau bau. No? Mi sembra di averlo ucciso. Neanche nel... no? Dov'è il cane? Ma secondo te esiste un altro modo oltre... Ma come? Oltre il Discord per condividere il video? No. O almeno non che io sappia. Perché insomma, l'ho cominciato a fare con Discord. Parti. Beh, bloccato all'aperto, nella notte di caccia. Ah, povero te, povero te. Ma vaffanculo, vecchia di merda. Ah sì? Non credo che tu... Beh, no. La cosa bella è che io vedo 9 secondi in ritardo, ma però sento bello. Il live. Quindi perfetto, cioè... Oh no! Ma questo è un altro pezzo super stronzo! No, loro, perché loro si possono... Quello è un gioco che fa così. Posso? Non posso. Va bene. Cosa è successo? Non l'ho staggerato, ma non si è... Non mi ha neanche preso. Questo è risettato l'attacco praticamente. Ho visto adesso la tua performance contro il ciccione, devo dire che non è andata male, eh. Ciccione l'ho fatto vergognare, l'ho fatto. Eh sì, mi sei piaciuto particolarmente. Io non mi ricordo se andando lì quelli i bastardi si triggerano, guarda se mi devono chiedere come una perdita. Vabbè, tu avanza adagio. Non rollare a caso. Essimi un po' più pavido. Più pavido, io perché me lo ricordo quel pezzo. Il pezzo qua sopra mi ha sempre creato parecchi problemi all'inizio, perché sono due cani. Perfetto. Hai visto quanto si sposta quel bastardo? È molto di tra 9 secondi. Tre cani con gli stronzi. L'avrei facciamo, guarda. No, non ha funzionato. Non ha funzionato due volte. Eh no, devo dire che i quadrupedi sono. Pensando che stavo targettando, ma stavo per targettando me lo. Ci arrivasse? No, è stata una menzogna.
niente. Di cosa hai paura? Brucia, brucia. Ma no, sono tipo delle iene comunque. Che i cani. Dovrebbero essere dei cani scheletrici, penso. Aiutami, devo vivere. Ma no, ma sono troppo grandi questi cani, credo. Anche tra me e lui della differenza di stazza comunque. Tu sono sicuro che mi prendi a te. Ma sì, effettivamente è vero. Ma sei te che sei basso o sono loro che sono alti? Ah, tu sei questo, ok. È un problema, tu e quello accanto sei un problema, quindi cucci cucci bau bau. Tra l'altro hai ucciso uno attraverso le grate di un muretto. Certo, lui voleva colpirmi attraverso le grate di quel muretto. Scusa, lui lo fai o no? No, per carità di Dio, assolutamente. Dammi i proiettili, va. Adesso ci divertiamo. Qua prendere un sacco di schiaffi. Mo te voglio. Porca puttana. Che l'ho le urne. C'ho le urne. Non ci piace niente perché non avrò il tempo di tirargliele. Però, se io non me l'inchiurlo. Per il momento, perché sarebbe mio interesse comunque aprirmi la shortcut, ma mi sa che devo proprio andare verso di lui. E col Kaiser. Io non capisco questi spari da dove vengono. Sono io che spacco le cose. Cosa c'era qua sotto? Ecco, questi sono i momenti in cui il sincro non sarebbe male. C'era qua sotto, non mi ricordo. No. No, non c'è, non è il caso. Volevo sbloccare la shortcut. Però mi sa. Cos'è che la shortcut? Era la scorciatoia verso. Ah, ok. La lanterna del cacciatore. Era letterale. È il nostro punto di appoggio per andare a salire di livello. Considerando che sto parecchio impaccato, che già ho due giri completi. Uno solo. Perfetto. Sì, mi hai visto. Non restare lì, vieni. No, tutti e due! Porca puttana! Ma che animale è? Non lo puoi mannare. Perfetto! Mi spade qua dalla mia parte. Sì. Prendo. Però è troppo. Aia! Ha preso! Morto! Ma preso! No, perché stavo dicendo lascia lunga, è troppo. Troppo lenta. Affrontarlo, la stavo per mettere un pezzo e. Mo che stai un attimo in pausa, guarda come sto guardando la live di prima. Non c'ho avuto il tempo, mi ha preso la frenesia di spaccarlo e. Vai. Vai di perro. Ah, io lo posso fare loro? Ma dove me l'hai mandato? Su Telegram. Tra l'altro sei bloccato in live, vai. Sono bloccato, sicuro? No, adesso non più. Ok, allora, aspettiamo un attimo per fare questa cosa. No, è che fa ride, cioè più che altro.
Ah, vabbè, ti mancano i frame. No, non è che mi mancano i Ti frame, è saltano che tipo. proprio i pezzi, mi saltano. Sì, però torna tipo al primo frame ogni volta, capito? Infatti. È assurdo, cioè, non mi ha mai buggato così male. Ma io devo farmi tutto. Palle. Io corro. Cioè, in che posto corro? Qua ho fatto una cosa. Tipo qua corro io. Non fate caso al bastardo quella del livello che vi passa accanto. Oddio, 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 oddio. Ah, liscio. Liscio. Non dovrebbero seguirmi. Tra l'altro, cioè, sei passato in mezzo alla folla così a caso? Eh sì, si può Bella fare, certo. Jimbo, grande Jimbo! Oh, bella. Silvio, vedi Che se i dici, progettisti come occupano sta? sbanda aperti, dice proprio. Come stas? Vedi se i processi che ti occupano a banda aperti. Ah, Madonna, tutte queste parole difficili. Cioè, tu mi stai chiedendo se ho programmi aperti. Praticamente. Però Fai no, ho gestione tutto attività. chiuso. Ho aperto solo Discord. Posso svuotare il cestino. Troppo prepotente cane, poi la telecamera non è che mi aiuta molto. Effettivamente avevo 195 elementi da buttare. Poi sembra un sì, grande Jimbo. La voglia. Comunque no, tutto libero. Non mi ha preso, non aveva fatto neanche l'animazione della cosa. Aiuta, dove sei arrivato? Perché? Ma scusa, lui perché da qua sotto si è spostato? Dovrebbe significarmi. Sì, Jimbo. È esatto. E mo dove sei? È il primo gameplay che te vedi, in che senso? Ma No, non è puffo, vero, è Adi. vieni un po' via tu. Di Bloodborne. È stata una cosa curiosa. Oh, ecco, perfetto, adesso che ci sono delle persone in chat posso essere un po' più partecipativo perché. Dai, cosa significa? Cale di merda. Io credo che il mio computer sia impazzito da te, cioè io gli ho detto di svuotare il cestino, no? Allora può essere veramente stupido la vita. Io ho detto di Di svuotare il svuotare il cestino? cestino È e mi sta tutto il dicendo computer tipo. tranne il cestino? No, sì, ma cioè, mi sta dicendo 25-27.000 elementi eliminati. Perché forse allora c'hai 7.000 elementi nel cestino. Ma no! Tra l'altro stai laggando. Cioè, 35.000 elementi eliminati? Cioè, ma che cazzo. Può essere.
Posso annullarla questa cosa? No. Non lo farei al posto tuo comunque. È un annullare un processo da 35.000 elementi significa rompere tutto. Pezzo di merda. Ah, l'ha sentito lo sparo. No, boh. Pezzo di merda. Cazzo. Avrei eliminato tutto quello che avevi, bene. E lo so che è laggo, Jimbo, ma non so cosa fare. Cioè, nel senso. Non so cosa sta succedendo in questa live. Oh! Cosa? Cioè. Va bene. Il secondo l'ho sbagliato io, il primo, ma dai. L'amico tu è arrivato, certo, sicuramente. Addio. Mi serve tempo per ripensare alla mia strategia. Non me lo danno, chiaramente non me lo danno. Non lo so, cioè. Morire. Regà, io ve lo dico, occhio. Cioè, ma dai, non si vuole chiuso perché. Potrei tipo bestemmiare tutte le. Ora stanno qua. Però so. Sì, Jimbo, l'ho fatte tutte io le grafiche. Perché mo tu hai visto soltanto questa, però adesso stiamo facendo quattro format che sono Maxi Bon, giocami questo, variazioni sul tema e che cazzo di Strilli Podcast, dove se giocami questo game è com'è? Se n'è andato, vabbè, allora spiego velocemente. Giocami questo è un format che facciamo appunto io e Gianluca, dove giochiamo giochi ogni volta diversi a manetta e ci divertiamo così. E poi Maxi Bon sono tutti i giochi cooperativi che fanno Gianluca e Fofo. Poi c'è Che cazzo de Strilli Podcast, che è appunto il podcast mio e di Fofo, dove tra l'altro ci siamo inventati questa cosa parecchio strana dove ogni 45 minuti scatta tipo una sveglia dove noi tiriamo fuori da un bussolotto degli argomenti di cui parlare, al contrario di quello che diremmo realmente, cioè tipo esce il Signore degli Anelli e cominciamo a dire che è un film de merda, eccetera eccetera. E poi c'è variazione sul tema, dove siamo tutti e tre, dove possiamo fare o giochi o podcast, che è l'unica cosa praticamente che è rimasta esattamente come prima, cioè nel senso siamo noi tre che o parliamo o giochiamo a giochi discretamente pop alla fine, cioè mo stiamo a fare Xenoverse eccetera eccetera. Ecco, sei tornato giusto in tempo, avevo finito le minchiate da dire. Che palline. Capiti, sì. Ho svuotato il cestino. Oh, bravo. Grazie. Sì. Salve. Quasi, Prova a chiudere e riaprire Discord, magari era il cestino. Oh, qua c'era una strada segreta che io non avevo visto. Non lo so. Andarmi a infilare qua.
Oddio, Jimbo ha passato fisica. Oddio, grande. Fermi tutti. Fermi tutti. Il momento lo richiede. Tu, grande. Oddio, Jimbo ha passato fisica. Un po' di giri, quindi mi viene a rompere il cofone. Basta un caso. Ok, abbiamo festeggiato a sufficienza. E proprio per festeggiare questa occasione farò una cosa che non faccio mai, cioè mi accendo una sigaretta. Sì, devi offrire un giro del palazzo che stiamo in zona rossa. Che giro voglio offrire? Ok, io riveso. I miei echi non erano comunque così Jimbo pochi, però sono cambiate tante cose da quando facevamo grafica insieme. Vai, adesso sei arrivato, finiamo quello che abbiamo iniziato. Ah, perché ti blocchi lì. Oddio, UCD correction. Mi sa che è fofo. Cioè è fefo. Troppi fefo, fofo. Macello. Bella. Federico. Dovrebbe, non lo so. Forse ho detto una cazzata. Sì, no, al vettoriale sì, ok, adesso lo so usare però, cioè quando l'ho detto l'ho appena iniziato. Adesso vengono cose abbastanza decenti, tipo giocami questo, tipo anche le altre grafiche che vedrai. Non sei morto? No, non posso lasciarmi scappare questa occasione. Armi. Di attaccare con calma. Comunque sti lupi mannari sono brutti, brutti, eh. Cioè, non magari sono niente. Brutti come la merda, so. Non ti prendo però. Che bastardo che sei, guarda. Mi è dovuto far fregare una molla. Visto che me l'ha attivata. Merdoso. E mo lo vedo tra 9 secondi. E lui com'è morto? Si è spezzato le tibie mentre scendeva le scale, che ha fatto? Ha sceso le scale, è morto. Ah, forse ha preso oddio il fuoco dell'altra cosa. Oh, finalmente abbiamo ucciso i mannari. Sono molto contento. QCT correction, mi dici che minchia sei? Che vorrei vedere se sei lavorato o no. Ma anche a modo, insomma, eh. Per poi se non, te lo vuole, se non te lo vuole dire non te lo dice, che ti si strancula. No, io tu lo sai, io dici perché? Perché abbiamo poche persone che ci guardano? Perché io le maltratto a questa. Tu le maltratti, tu dovrei collegare le cuffie, ma non ho più attacchi al computer. È un problema. Mamma mia. Che live sciancate che vi offriamo ogni volta. Oh. Non mi si è rotto il multiporta stasera. Beh, effettivamente, c'hai una scusa. Era tutto per me. Era tutto per me. Sorrideva sempre. Salutava sempre. Chi l'avrebbe mai detto si sarebbe suicidato così? Mi dissocio, non si dice suicidio. Allora. Io non mi ricordo dove era il trabocchetto qua. Cioè tipo se però ce n'era uno più grande, diciamo. C'è il trabocchetto da one shot. E non lo voglio prendere. Perché significa che peraltro i lupi. Ah no, tre spettatori, ok. No, non ci seguono più neanche i bot, cioè io boh. Io beh, bot. Sarà questo il motivo, forse sì. Mi dici perché insulto anche i bot?
Ma no, i bot non li insultavo, li salutavo soltanto. Cioè, ci stava Another TV Viewer che mi ero affezionato. Quando la caccia ha avuto inizio, la Chiesa della Cura ci ha abbandonato, bloccando il grande ponte verso Cathedral World, mentre Old Yharnam veniva ridotta in cenere in quella notte illuminata dalla luna. Hanno preso nel ciurlo. Mi. Hello? Hello? È il passo del ciurlo, è facilissimo. Oh mio dio. Vuoi mettere come si sente un uomo al boro a 3000 metri? Ok, quello me lo ricordo. Quella zona. Quindi qua io troverò tartagognata shortcut. Un frammento di pietra. Sì, ottimo. Senti, una domanda così, giusto per... Ma perché rompi tutto quello che trovi? Perché sì. Cioè, c'è tipo la sindrome. No, si fa. Ah. Si fa. Tu perché non sei un giocatore, quindi non si fa. Ah, si fa, ok. Ah, pensavo ci avessi tipo la. Proprio la sindrome di Mariano. Anche Jimbo può confermare che si fa, insomma. Ma proprio io lo devo tipo... fare. Tipo Guzzanti a Boris, che a un certo punto scrivi non sto molto bene. Sì, ma la signorina mi si intriggerà la prossima volta. Ah, è l'esperienza del fuoco della consiglio. Tu devi essere il nuovo bello. Cacciatore. Benvenuto nel sogno del cacciatore. Ora questa Grazie. È la tua casa. Io sono German. Chi sei? Amico dei cacciatori. Di sicuro ora provi confusione. Cerca di non pensare troppo all'accaduto. Vai là fuori, no, perché? E abbatti qualche belva. È per il tuo bene. Sai, è questo ciò che fanno i cacciatori. Ti ci abituerai. Certo. Un tempo questo luogo era sicuro per i cacciatori. Un'officina dove i cacciatori rinforzavano armi e carni con il sangue. Allora, non sei un botto inquietante comunque. Non l'ho fatto apposta. A sparargli. Cosa? Cioè, avevo il dito poggiato sul controller e semplicemente mi è scivolato su delle due. E è andata così. Sì, non si spare, cioè i personaggi non giocanti. Ho capito, c'avevo il dito là sopra, cioè c'avevo il dito proprio poggiato sul coso, mi è scivolato. Ho capito. Spara agli innocenti. No, porco cazzo. Agli innocenti silenzio. Ecco. Comunque, questo tizio era mega inquietante. Cioè, voglio dire, anche molto meno. Sbagliato. Ho capito. Cioè le stesse giustificazioni di John Travolta quando spara a Marvin dentro la macchina con Samuel dentro, Jackson a Pulp Fiction. Sogno, le persone non muoiono. Ho capito. Cioè, come direbbe Samuel Jackson, senti, ne ho viste di stronzate, ma questa. Cioè, cosa fai adesso? Vai da Jimmy, chiami sto grande attore. È il pitbull. Senti, del non cinema. Mi toccare Samuel. Ma vaffanculo, guarda. Pitbull. Porco cazzo. Ma guarda, vai a guarda che mi toccava avanti e indietro per sbloccare l'automa. Che palle. Quanto sarei contento di poter vedere quei giochi live. Quanto sarei contento, invece no. No. Se la signora Razer ci sta guardando, inviate un computer a Silvio.
sta con l'Apple e fa schifo. A parte ci sei stato fino a ieri con Apple, non rompere il cazzo. Ma devo morire un'altra volta per bloccarla a lei? Non mi sembra molto fair questa cosa. Per niente. Cioè, no? No? Non me la ricordavo che dovessi morire. Pensavo dovessi fare avanti indietro. Invece no, devo morire un'altra volta per sbloccarla. Io non muoio più. Non vado diretto dal boss. Grande attore, lo ricorderemo sempre per Blu Profondo. Chi l'ha scritto? Gigio. Calice delle origini di Ptumero. È ancora vivo il nostro amico qua. Oltre la valle schiacciato. Comunque gli errori li fanno tutti, cioè non è solo. Comunque Samuel L. Jackson diretto da Tarantino, sono cose belle. Samuel L. Jackson diretto da una tarantola? No. Miscredente. Vicino. Pensa al tuo amico però. Pensa al tuo amico. No, perché non mi sono potenziato. Perché l'automa è un bastardo. Non si è ancora svegliato. Quello che fai, fa come l'amico tuo. Oh, bellissimo. Tacco. Ma solo due. Ma tu non vedi le fiale. Comunque secondo me sta cosa di spacca tutto è tipo una sindrome che è presa da Crash Bandicoot in poi. No, c'ho questa netta sensazione. Crash non è che andare in giro a spaccare casse, era tipo l'obiettivo primario. Appunto. No, appunto, questo è proprio il bello di farlo come fine secondario, dove andare dai un po' di botte a tutto. Io dovrei andare lì, però qui? O lì non ci posso andare al momento. Fammi vedere. Non so perché questa affermazione mi ricorda un po' tipo okay. Lo sketch del bungee jumping di Aldo Giovanni Giacomo, dice il soldato Peppino, prima guerra mondiale è fatta tutta, sono rimasto lì fino al 20, perché è per mi piace sparare, così, austriaci, tedeschi, biondini di merda, pam! Capito, più o meno. Io adesso lamenti. Cosa? I lamenti. Allora, pure sto pezzo non è che sia simpaticissimo. Neanche uno di voi non va a uscire da questi gambi di merda. A parte che il digetto è liberato. Mi dice poco che devi fare il boss, sei scarso. Ah, quell'altro dici? No, prima mi voglio potenziare, che lo faccio così a livello 4. Ma poi no, aspetta una cosa però. Io mi devo ricuccare i lupi mo per andare a quello. Mi devi confermare questa cosa. Innanzitutto. Potrebbe succedere. Perché mi devo ricuccare i lupi col Kaiser. Guarda gli echi che c'ho. Poi non glieli levo più ai lupi i miei echi. Bastardo. Ma mi spieghi perché stai ammazzando delle povere bestie dentro delle gabbie? Perché non sia mai che poi le gabbie si aprono. Ok, questo ha senso. Cioè
che è tipo la cosa più scontata che possa accadere. Effettivamente. Là c'è un cane che abbaglia una porta e noi lo uccidiamo. È una facile presa, invece no, perché se n'è andato dopo due volte. Jack, quante volte te l'ho detto, non si spara ai cani. E perché? Ma perché sono esseri superiori? E chi l'ha detto? Ma la scienza lo dice. Ho sentito, sì. Chiudersi in casa non è sempre sufficiente. Se voi cacciatori faceste il vostro lavoro, non saremmo ridotti così. È tuo dovere aiutarmi, hai capito? Allora cosa mi dici? Hai intenzione di dirmelo o no? Sì, avrei dovuto immaginarlo. Non serve a nulla. Ma dai, ma era evidentemente in difficoltà. Ma aiutiamo degli esseri umani. Sono tre ore che spariamo alla gente. Cioè, io, boh. Partiti i comandi a caso, sono partiti. È un po' sensibile questo. Troppo sensibile. Fofo non mi ha confermato quella cosa. Io vado avanti, eh. Andiamo dopo, ci andiamo. Dopo quando? Un quarto d'ora dobbiamo chiudere la live. Dopo quando? Sei perso senza di me. In realtà allunghiamo un po', quindi ho cominciato più tardi. Ah, ok. Guardalo, guardalo come ti piace rompere le cose. 4 hit. Bisogna poliziare. Allora facciamo così, vado a poliziarmi se ci riesco. E poi andiamo a fare il boss. Se mi permette di poliziarmi. Muoio come uno stronzo. Al massimo se devo effettivamente morire, muoio come uno stronzo col primo nemico. E poi mi riprendo tutto. Bellissimo Ciola. Ciola live 9 secondi in ritardo, ma comunque ha preso il sincro dei passi. Bellissimo. Adesso stai fermo, quindi no. Però nella live okay. Ancora stai camminando. Signorina rotta. Io non mi ricordo se... Però sono morto già svariate volte. Guarda del verde. Del verde tutto intorno. Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo. Mi trovo a fare una cosa così. Calcutta. E che schifo. Ok, dai. Mainstream è un discone. Vai. Le mie le prendi sicuramente. Visto vedo. Bello il clickhammer. Quest'arma diventa un martellone, calcola. È una spada. Tra 9 secondi la vedo. È una spada che diventa un martello. Tra l'altro, sì, il tuo omonimo Marty Hammer ha perso video e bestemmie su questo gioco. Dovresti incominciare anche tu a giocarci. No, non penso lo farò. No, ho capito perché continui a dire ci somiglio, ma va bene. Tuo muori. Ma lei non si è ancora svegliata, ma io quindi non ho niente, non ricordo cosa bisognava bestiava. Cosa bisogna fare per farla triggerare a lei. Non ricordo. E
quindi... Ah, signore, è ritornato. Ma che parla come me? Ma non è vero! Ma che stai a dire? Un tempo. Uno, poi anche. Non dirmelo, è perché l'avevo ucciso. Si muove come me, va bene. Oh, vedi, tu ammazzi la gente a caso e poi non puoi fare le cose, giusto? È giusto. Boh, vabbè, andiamo avanti. Poi se ne è andato, non mi risponde più. Non so se se n'è andato. Beh, sicuramente se n'è andato. Lo schifoso. Un giorno l'ho congelato, diciamo. Bello. Sarebbe bello, ma l'ho congelato. Mi sento male. No, siamo tre spettatori. Ah no, sì. A me dice 5. Io Jimbo e Cecio probabilmente. Mi fa duro. Cecio, se ci sei batti un colpo. Quindi voglio lasciare lo scatole. Eccolo. Eh sì, allora Fofo se n'è andato. Lo ricorderemo per quello che era. Ok, loro non rompono le scatole per il momento. E io vado a prenderci un sacco di schiaffi. Probabilmente. Fofo non ci sente ma ci vede. Ma quelle che cosa sono? Dei, tipo delle tartarughe? No, dei corvi. Ma si strisciano. Sono dei corvi incatramati. Dei corvi incatramati. Bene, ma gliela fanno una perizia psichiatrica a quelli che fanno... Beh, fighissime. Che fanno i disegni di sto gioco? Bestie fighissime. Oh, quello mi ha dato le chiavi. Vieni da me. Sono convinto che siano delle bestie fighissime. Resta comunque il fatto che, cioè, nel senso, no, ma guarda che mondo. Ti viene in mente una cosa. Sì, ma se, appunto, se ti viene in mente una cosa del genere, bene non stai, cioè, insomma. Morirò. Perché non c'ho manco le molotov, tra l'altro. Jimbo, tu sei affezionato a Jocek perché è citato. È citato delle grandi hit. Beh, il danno da buono anche. Non è che magari lo devi vedere. Dolore. Ecco, questo boss esattamente cos'è? Perché c'è scritto, bello. Ah, c'è scritto, chiarico bello. Effettivamente. Ma gli puoi passare sotto le cianche? No. Comunque la pippa sto chiarico belva, posso dire? Sì, sì, certo. Oh, bello. The Post. Bellissimo. Cavazzalo di botti, no? Vai via, vai via. Non si è incazzato. Ah, si incazza. Mamma mia, che calo di frame bestiale. Non mi ricordo se lui fa attacchi tipo urla. No, però fa male. Sì, eccolo. No? Ok. Vabbè.
beh, dai, stai a metà vita, è fatta. Sì, sì, lui gli basta di più un colpo, non mi metto. Ah, sì? Questo è uno buono. Questo è assolutamente uno buono. Siamo tutti in apprensione, eh? Chiedo un parere alla chat, ma secondo voi fa male mangiarsi i popcorn non esplosi? Chiede Fofo, ma l'arma a due mani non t'andava? Però io non te sento, è normale? Beh, scialle e mais, infatti, non te spacchi i denti, infatti. Assolutamente. Ma voi lo sentite Gianluca? Perché io non lo sento più. Mi sta anche laggando un botto. Lo vedo tipo accovacciato, sta sistemando qualcosa. Mi sono scaricate le cuffie durante il combattimento. Ah, tutto a posto. Ma non potevo chiaramente ricollegarle perché... Tra l'altro... Quanto sono andato vicino a morire quando mi ha preso? Tantissimo. Allora, leggiamo lo stemma, come dice il buon fuoco. Metti pausa. Uno degli stemmi creati dalla Chiesa della Cura. La spada d'argento è un simbolo dei cacciatori della Chiesa. Ludwig è stato il primo dei molti cacciatori della Chiesa della Cura, molti dei quali erano... Chi è Ludwig? Chi è Ludwig? Non lo so, stai zitto. L'abbiamo letto, cazzo. Ludwig, no. Chierici che spesso si sono tramutati in orribili belve. Cioè, finché spari alla gente a caso non lo leggi, no. Ma no, non c'è Ludwig, non ce n'era stato mai nominato prima, quindi te lo prendi per quello che è. Sai che Ludwig era il capo dei cacciatori della Chiesa. No, non è vero. Già mi ho fatto sbagliare, guarda. Era il primo dei molti cacciatori della Chiesa, nel caso. Molti dei quali erano chierici e diventavano bestie. Come chierico bestia. E adesso? Gianlu, qua ci vuole una tua risposta. Jimbo ci tiene a precisare che Cerbero sta facendo 29.000 persone in live. Per loro. Salve, ciao sti cazzi. Pure bene. Molto bella. Quanti livelli posso fare? 8. Bene. Ciao, però Jimbo, ricordati sempre, noi se siamo più di 10 stacco la diretta. Eccolo. Eccolo, era proprio il Kirkhammer. Subito. Allora, devo innanzitutto fare
usa multipli di questi. 1000 qua, va bene. 1000, va bene. Ok, adesso parliamo di livello. Bentornato, che cosa? Molto bene, lasciami. Quanti me ne rimangono? 248, quindi faccio, no, prendo un livello di meno, quindi facciamo una vitalità, una resistenza, una forza. Come mi scala l'arma? Aspetta, ho comprato il macellone. Addio, che tu posso... Che non Jimbo. Posso usare. 16-10. Te lo dico una volta per tutte. Perfetto, allora. Uno che fa... Che cosa? Durante la quarantena... Una live al giorno e una canzone al giorno è un genio, ma se quel qualcuno ha meno di 300 follower è solo un povero idiota. Questa è la verità. Tutto mio, tutto mio. Allora, adesso posso usarlo. Guarda che bello! Spada, martellone. Mo' lo vedo, eh. Signorina, scusi. Mi ho dato una martellata sulla tempia, gli ho dato. Martellone, sì, ho capito. La smetti? Non era volontario. Non mi ricordavo. Ho capito, che anche avesse... quello di prima. No. Non mi ricordavo se avesse un raggio così grande. Accetta bene. Ah, campano. Ho visto adesso che erano una martellata in testa. Ma perché? Non era voluto, ragazzi. È stata più lunga di quanto mi aspettassi l'animazione. Non mi vede. Jimbo, lo so che tu i miei pezzi li sai a memoria, ma io ti voglio benissimo. Però il problema è che questo vuol dire soltanto che io sono un povero idiota e tu appresso a me. Però c'è della fierezza in tutto questo e soprattutto del romanticismo e dell'amore, e io non me lo dimentico, io lo apprezzo. Io lo apprezzo. Te li stai a risentire mo? Che cosa ti stai risentendo, se posso? Mo ti dice un pezzo che non è tuo, senza che ride. Esatto, so mega... Perché... No, la cosa bella è che se mi dice un pezzo, il titolo del pezzo che ho fatto... capito? Ma cazzo. No, ma se mi dice il titolo di un pezzo che ho fatto in quarantena, magari manco me lo ricordo. Oh, non muore lui, vero? Ah, fai meno danno di spada. Vabbè, perché dovrei salire un po' di livello. Devo uscire per venire indietro, Però faccio più attacchi e consumo meno stamina, ok. Mi fa sta bene. Ah, sti giorni ripubblicandoli. Mannaggia, porco cane, è già passato un anno. Cioè, comunque, in quest'anno, sotto pandemia, eccetera, abbiamo fatto talmente tante poche cose che, cioè, sembra che sia passato tipo un 3 mesi. No. Comunque ancora sto a pensare alla martellata sulla tempia che è stata la signorina. Signorina. Ma... fortunatamente è una tomba, non dovrebbe sentire dolore. Sì, ho capito. È uguale, non è che c'è. Cane cane bau bau, vieni, va, tu già devi uscire dalla cosa. Puoi abbagliare. Vai. Che non è che se uno su di qui contri uno affetto da cipa gli emeni a caso, perché tanto non sente dolore, cioè, voglio dire, non si fa a prescindere, cioè. Beh, si saccanisce la gente. Stavo per dire una cosa non corretta, perché sono bloccato in tempo. Vabbè, la puoi dire, basta, e poi dopo ti dissoci. No, non funziona così. Non funziona così?
E comunque quinto delle views di scioccata. Un quinto delle views di scioccata sono le mie. Ti voglio bene, sono comunque molto poche, non arrivano neanche a 100. Però io comunque ti dico una cosa così, proprio in molto anteprima. Sto facendo il disco e lo sto facendo praticamente soltanto per te. E lo pubblicherò su Spotify. E lo pubblicherò soltanto a te. Sì, cioè, potrei anche condividertelo in zip, sarebbe meglio, però. Tramite WeTransfer. Capito, glielo mando su WeTransfer e ho fatto il disco, basta, tanto se li sente solo lui, penso. C'era della roba sopra, vero? Sicuramente c'era della roba sopra. Ma Jimbo, non pensare mai di essere tu in torto, sono gli altri. Sono abbastanza convinto che da qualche parte di ste cose qualcuno mi sparerà, perché sembra proprio la classica situazione. Ora porno. Ah, sei un cacciatore, vero? Vieni da fuori? Sì. Sei rimasto invischiato in una brutta storia. Proprio stanotte. Se ne siamo fra accorti. Tutte le notti. Ecco. Per dare il benvenuto al nuovo cacciatore. Preparati al peggio. Non ci sono più esseri umani. Sono solo belve affamate, ora. Sei ancora qui? Che succede? Un cacciatore spaventato da quattro belve? Non allora, questa importa. Se vuoi puoi sparargli. Sai, senza la paura non saremmo poi tanto diversi dalle belve stesse. Però mi trovo questa cosa finissima mi ha dato. E come ti facevano? Perché Jimbo, se scrivi le bestemmie centrale. Tutte attaccate, puoi bestemmiare tranquillamente. Che cosa ci smetti? Un No, perché non mi funziona il tasto centrale per le gesture. Peccato. Ciccio che scrive un giorno il mondo capirà il valore di bioplastica come artista. E aggiungo io, ma non è questo il giorno. Non è questo il giorno. Cheat Aragorn. Beh, Cheat Aragorn è fa anche bene. Dove sei caduto? Ok, là in fondo. Comunque sì, tu te stai a portare sulle spalle un martello che peserà tipo una tonnellata. Cioè la mia sospensione dell'incredulità si è andata a fare catafottere proprio. No. No? Aspetta, no, devo riuscire a prendere quello senza cadere. Che rischio. Stavo scivolando pian pianino. Ma se caschi muori? Non lo so, ma era quanto probabile. E comunque a un certo punto eri sospeso nell'aria comunque. Il danno da caduta lo prendi. Esatto, in quel momento l'ho cagato. Il danno da caduta lo prendi. Però dipende dall'altezza. Oh no, ma devo cadere per forza io. Ok. Cadiamo con parsimonia. Cadiamo con parsimonia. Dove mi butto? Fammi vedere. Scale no, eh. Ah, però. Pardon. C'era un modo da. Troppi puritani come Ceccio quando si convertiranno al post metal. Forse ci sarà speranza. Ma c'è speranza anche per Ceccio, Jimbo. Tu non sai che cosa abbiamo in mente. Volevo tornare indietro, ma mi sa che mi attacca il Kaiser. Quindi mi tocca cadere. Non è che mi vada molto a me, Però va bene. Ha meno danno di quanto cadere. Pensassi. Molto meno danno di quanto pensassi. C'è qualcuno qua? Ah, sì. Lo vedete, era il mulino. Salve.
Andami 95 che tra l'altro si è abbonato. No, perché c'è il Prime. Ok. Bello blocco. Bello sto gioco, zio porco, l'ho squagliato. Ma tu avevi i capelli viola e la barba rosa, la barba verde? È questa la domanda importante di questo, Hai avuto? Hai avuto il gusto estetico di fare questa scelta stilistica? Belli topoloni. Se no, sei pallido. Ok, con una raffica in terra non vanno più, però. Che paura il fantasma. C'è un rumore. Non c'è più. C'è un rumore. Anche no, Ma soprattutto, Andami 95, tu che hai giocato a questo gioco, chi cazzo è Ludwig? Tipo. No, no, non glielo dire, No, ok, non ce lo dire. No, che sei tu che non lo sai, io lo so. Chiaramente. Ah, però, ok, no, no ti, non ti me lo devi dire, fare un gioco dire. Come ce lo siamo fatto tutti. E che chiunque giusto, la prima volta che ha capito ha fatto, ma chi cazzo è Ludwig? È giusto. Non è quindi perché spari alla gente a caso sotto, che non lo sappiamo. No, sotto non ci voglio andare, in realtà. Però c'è della roba. Però io non ci voglio andare. Sì, ci si può abbonare ogni mese, puoi farlo. No, ogni mese puoi non puoi abbonarti ancora, perché non sta un cazzo come al solito. Non, non abbiamo ancora l'affiliazione con tutti. Ah, no, sì, quindi... no, no. No, noi no. Però in teoria... Lui invento quello interessato. Quindi vabbè, aspetti e poi ci dai i soldi, Ceccio, che cazzo. Esattamente. Non è che... Anche esempio, se con Amazon, cioè se uno devi, fa... Devi essere più preparato, Tu sei se uno fa l'abbonamento... Sei l'uomo della logistica. Ah, sì? Tu da dove sei uscito con questa azione? Vai di sotto, vai, va. No. La cosa peraltro è che, cioè, nel senso... Se uno tipo si abbona con Amazon Prime, penso che a noi quanto ci arrivano... 64 vabbè, centesimi divisi per 3 col resto di 2 quasi era di chiude poi muori tre topi muori. Lalla, cioè no dai, sti galanti topi. Questi topi sono particolari, cioè... Ah, è per andare dall'altra parte mi culo, ok, bene, bene. Cioè, questi topi sono praticamente docili. Cioè, non attaccano. Cioè, ammaestriamoli. Facciamo un esercito di topi giganti. Fammi vedere una cosa. Esercito di topi giganti. Ho fatto una cazzata, non doveva tirare quello. Che se mollo mi vede da qua. Ah no, quello dell'altro, perfetto. Allora qui, vieni. Basta giro, tra le barche è un po' scomodo, Che fighe le combo che iniziano col cambio d'arma. E i topi. Attaccami i topi, guarda, attaccami. Come al solito di parlarli, vedi. Se non parlavi non attaccava. Ho capito. Hai detto però che erano i nuovi, l'hanno presa sul personale, l'hanno presa. Ho capito, però sarebbe stato bello averli con noi. Ma non lo so, erano un po' putridi. E te so topi, cioè, non è che uno, cioè, putridi penso sia un aggettivo... Potesse pure meno putrido.
Ma non credo, non credo. A parte che erano più putri di cosi. C'è un livello di c'è un livello di putri Doom, insomma. Anche okay, nel putri cioè, Doom io... c'è una scala. Che dolore sì, sulla caviglia. Sì, però cioè comunque nella scala del putridume è molto, cioè, erano molto più putri di corvi imbevuti di schifo. No, i corvi imbevuti sono cucciosi, a me piacciono. Non sono cucciosi. Sono pucciosi. No. Tu hai bisogno dell'aiuto di uno psichiatra. L'aver rumore che fanno che è questo rumore che degli inferi direttamente da lì viene, però te levi il rumore carinissimo. I gatti sono pucciosi, cioè metti che quelli quando saltano anziché fa quel rumore terribile fanno micio micio. È uguale, non continuano a essere micio micio, non miau, proprio micio micio. No, c'avevo cioè, micio cioè, micio guarda, di guarda, no, bastardo, sono caduto. Che schivare. Comunque vorrei portare all'attenzione che sono morto tre volte. Basta, no, un ottimo risultato, sono molto fiero di quello che mi è andato. Ci hai giocato 84 volte, ci credo. Non è... Ah, non è vero, adesso detto, erano anni che non ci ho giocato. Cioè, guarda, come se adesso io mi faccio una run di Ratchet Gradiator, lo spacco. Guarda quanto è carino, guarda, lo posso anche prendere e cacciare via. Che bello, dentro guarda. No, aspetta. Vedi lì, se ti facevi i cazzi tuoi senza spaccare le cose, non liberavi il corvo. Poi è bellissima questa cosa che mi passi sopra di vetro. Sì, quello è il Ragdoll, cioè hanno una certa fisicità anche da morti. Se la smetti di accanirti contro le carcasse magari, eh? No, quella è un'altra cosa che mi faccio qua. Dark Souls in realtà non mi ricordo quale, nel 3, se riesci. No, il primo mi pare. Se fai la rotolata giusta lo vai tipo catapulta via il corpo. Molto carino. Ci arrivo? Assolutamente no. Tipo si bastardi. Vedi, smartello. Voi siete tutti vivi veramente. Io prendo e me ne vado allora, eh? Arrivederci. Quindi ciao, eh? E date poca roba e siete pure tossi. Muro invisibile. No, e siete pure tossi da tirare giù. Ok, qua da dove venivo. Allora, ma io devo andare ti do questo compito. Io vado un attimo a pisciare. Tu capisci in quale punto strategico finire questa live? Sì, okay. No, lo so il punto strategico pure. Devo... Eccolo. Uccido il grassone qui e ci prendiamo il carillon. Finiamo la live così ad affrontare un boss nella parte. Mi cervello sarà in base dai doni di corvi questa notte. Sono persone terribili loro. Allora, il signorotto qua devo dire che è un po' bloccato, quindi sì, ci riesco, gli do una martellata nella schiena che se la ricorda per sempre. Oh, vabbè. Mamma mia! Thank you.
Miserabile straniero, pensi di convincermi ad aprire questa porta? Ah, per il cielo, quale abisso di depravazione. Comunque se la ridono molto, l'ha detto, o piangevano, non riesco a distinguerli. A Retro Gaming come rubrica, se la vogliono far loro, volentieri, guarda, niente in contrario. Io ne faccio volentieri a meno, devo essere sincero. Piangevano, ritardato. Me la butto là, avete pensato al retro gaming come rubrica? Senti, quello che sei lore. Sei un cacciatore. Allora potresti andare in cerca. Guarda, G, cioè non è escluso comunque, cioè la rubrica giocami questo potrebbe comprendere. No, anche. No. Retro gaming, già l'ho detto, io me ne faccio volentieri, almeno ne faccio. No, no, nel senso, cioè non è escluso a prescindere, sicuramente non faremo una rubrica perché spesso hanno più di una linea di dialogo, quindi davvero? Grazie. Magari se ci parli una seconda volta ti dice cose aggiuntive o qualcosa di diverso o magari ti dà un indizio. Oh, stavo per dimenticarmene, se trovi mia madre dalle questo carion. Ah, non è che mi fa schifo, perché nel 2021 giochi i giochi del 2021. Poi con delle eccezioni, chiaramente, tipo questa. Però è un retro gaming, io Facciamo fatto. Ascoltare affinché si ricordi. Bello, mamma, mi piace. È davvero sciocco uscire senza. Mamma, indossa fetta, se per favore. Vabbè, lei praticamente ci ha detto di sì, però non è detto che... No, anche perché tu, cioè, che intendi questa per rubrica qua particolare probabilmente è la più indicata dove potresti trovare, volendo, se ci esplode Nembo, cioè se a Gianluca gli esplode Nembo dipende lui, cioè, che intende con retro gaming, potresti trovarci a giocare a Spyro, se mi dà qualche esempio. Spyro non lo considero retro gaming io, perché è stato rifatto anche recentemente, così come Crash, quindi non so retro gaming. Per me retro gaming è Nintendo 64. Tipo Super Mario Sunshine. Però quelli vecchi. Quelli nuovi sono comunque nuovi, perché... Bello, Super Mario ci gioco io. Allora, noi adesso lo possiamo chiudere. È rimasto, non so perché è rimasto quello là. Dal Super Nintendo in poi, no, cioè, capito, dal Super Nintendo in poi è un range piuttosto ampio. Dammi dei titoli proprio il nome dei titoli, allora ne possiamo parlare. Vediamo se rispondiamo a questa domanda, poi magari sì, poi chiudiamo. Diciamo. Ma che bello il tuo sfondo, sì. Il mio sfondo che? Il tuo sfondo del PC. Beh, qua quello di Star Wars. Che so, Palpatine, Dooku e Maul, Sì, e poi c'è sta metà Fener e metà Anakin. Tra uno schermo e l'altro, cioè metà e metà. Non lo vedo. Ma perché come fai a vederlo? Ah, perché lo vedi da qua.
Aspetta. Lo vedo da... I vecchi Super Mario World, qualcosa della Play 1. Guarda questi, sacco di dall'altra parte. Aspetta. Ah, figo. Ah, molto bello. I vecchi Super Mario World. Dino Crisis è gran gioco. Però è invecchiato metà, che è invecchiato malissimo. Oh no, mi chiedo tutto, è vero, aspettate. Hai ragione. Non devi dire a caso. Non va bene? No? Vabbè, ragazzi. Cioè, sminchiato tutta la, tutte le webcam così al volo? Bene, tutto a posto. Direi che ci siamo detti tutti. Sminchiato tutto. Ha rotto tutto. No? Ne riparleremo del discorso retro gaming. Comunque, detto ciò, vi auguriamo una buona notte e ci rivediamo martedì con... Se il buon fuoco c'è, con Raft, altrimenti vedremo che fare. Baci baci. Com'era quello di Fofo?